Eccoci, siamo in questo bel appartamento nei pressi di Piazzetta Marsala, assolutamente a posto. È stato fatto un restauro conservativo, direi molto carino, perché hanno salvaguardato le parti, diciamo, caratteristiche dell'immobile. Questo è questo bel soggiorno doppio, molto ampio, con ben 3 finestre. Un bel parquet qui in legno dell'epoca, completamente restaurato. Gli infissi sono già di ultimissima generazione. Qui abbiamo un piccolo balcone e qui siamo praticamente in Piazzetta Marsala, quindi il vantaggio di questa casa è di essere in pieno centro, a 2 passi da tutto, però senza rumore, senza confusione, senza smog. In una palazzina atipica, senza ascensore, un terzo piano, però quando si arriva su, insomma, è veramente carino. Qui abbiamo l'altra parte del soggiorno, arredata con un divano letto. Ovviamente i mobili sono dell'attuale inquilino, quindi porta via tutto. Nell'eventualità potrebbe lasciare la cucina, magari mettendosi eventualmente d'accordo su una piccola cifra. L'esposizione qui è la stessa. Qui abbiamo una porta finestra che dà accesso a questo balcone, non grandissimo, però è comunque sempre uno sfogo, eh? Abbiamo il motore dell'aria condizionata, quindi questo è il balcone. Anche qua l'esposizione è carina perché siamo in pieno centro. Qua dietro ci sono i teatri, ma al contempo, come potete sentire, è totalmente silenzioso. Quindi rientriamo qui nella parte della zona giorno. Poi, girando, troviamo qua sulla sinistra questa prima camera, camera da letto. Il balcone è lo stesso che vi ho fatto vedere. Il legno è tanto bello come quello del parquet, quindi un bel parquet in legno vero. La camera è una camera di buone dimensioni perché, come vedete, ci sta un letto, un armadio, un comò e quant'altro. Anche le porte sono state mantenute queste, facendo un restauro conservativo che le fa rimanere molto in linea. L'impianto elettrico è stato rifatto, è presente l'aria condizionata, eccetera. Qui abbiamo, proseguendo la cucina, una cucina piuttosto abitabile, non gigante, ma comunque abitabile. Come vedete, con questa penisola ci si può mangiare tranquillamente. Cucina arredata, ecco, questo è l'elemento che gli inquilini eventualmente, mettendosi d'accordo, potrebbero lasciare. L'esposizione è questa, carina, c'è anche un po' di verde, e quindi questa è la cucina. Poi, ritornando nella zona del corridoio, che fa un po' da disimpegno per la casa, qui davanti a noi abbiamo la porta d'ingresso. Qui andiamo adesso dentro il bagno, un bel bagno completo, in condizioni direi dignitose, con un bel box doccia. L'esposizione qui è la stessa, diciamo, della cucina, quindi da questa parte, finestre col vasista, con la doppia apertura ovviamente, perché sono recentissime, quindi un bagno direi completo, non grandissimo, ma comunque completo di tutto. E qui arriviamo nella seconda stanzetta, ecco, questa è uno studiolo forse più che una stanzetta, nel senso che è una stanza piccolina, potrebbe essere una singola di emergenza o uno studiolo. Qui, anche qui, l'esposizione è carina perché hanno messo una finestra a battente unico che quindi, insomma, fa entrare parecchia luce. Quindi dicevo, camera piccolina, potrebbe essere una piccola singola o uno studiolo. Quindi, ricapitolando, questa era la piccola singola o lo studiolo, sulla destra il bagno, qui la porta d'ingresso, qui abbiamo il soggiorno che vi ho fatto già vedere prima, quindi è inutile tornarci, la cucina e l'altra camera, e direi che qua, diciamo, sul soggiorno possiamo concludere la nostra visita. Così avete avuto modo di vedere tutto.